tutti, benvenuti a questo nostro Aspettando il TG. Ne parliamo delle notizie però di attualità, e sicuramente in questi giorni c'è molto fermento in Piemonte, non soltanto per addetti ai lavori, perché tra poco il Piemonte torna a Vinitaly, si inaugura la nuova edizione quindi della Fiera Internazionale del Vino con protagonista l'Italia. Quest'anno c'è davvero molto fermento, in modo particolare però per il Piemonte. Allora chiediamo perché direttamente all'assessore all'agricoltura, ma anche al cibo e ai prodotti tipici, Marco Protopappa. Benvenuto, grazie di essere qui. Grazie Daniele per l'invito. In queste ore, indubbiamente, perché poi si stanno decidendo adesso le ultime cose, anche se il lavoro prosegue da mesi. Però sbaglio, quest'anno c'è ancora più movimento? Sì, ci sono le bollicine piemontesi che sono in fermento, sicuramente c'è tanta attesa. Abbiamo voluto anche essere un po' provocatori, dare una svolta e anche un'innovazione al Vinitaly piemontese nel nostro stand numero 10, quindi 1500 metri di esposizione con 112 aziende, con 22 banchi di assaggio, un ristorante dedicato alla nostra eccellenza, al nostro Piemonte, con il consorzio dell'Asti. Insomma, una grande attesa e soprattutto un gran lavoro, perché vogliamo dare quel segnale di unità, soprattutto partita qualche mese fa con tutti i presidenti del consorzio insieme, per dare un messaggio dove il Piemonte, e non solo quindi Piemonte Land, ma proprio tutti i consorzi, sono insieme per un grande progetto di rinnovazione. È così, c'è stato un lavoro davvero impegnativo che so che avete fatto regione insieme a Piemonte Land, che è il consorzio di consorzi. Avete lavorato bene, visto adesso c'è anche il nuovo presidente, avete lavorato bene? Ma sicuramente, come tutte le volte quando capita che c'è un rinnovo, senza nulla togliere logicamente a quello che è stato, certo, ma sempre voglia di cambiare, di avere più stimoli, quindi proporsi in un mercato dove, come dicevo, c'è molta evoluzione, quindi bisogna anche essere pronti, avere il coraggio di cambiare qualcosa. Abbiamo provato a farlo e quindi sono convinto che avremo anche un bel riscontro. Allora, possiamo dire un po' in anticipo, ma un po' l'idea era già circolata, che il Piemonte Padiglione 10 sono tutte le aziende, praticamente tutte le aziende piemontesi, ma poi all'interno c'è uno stand istituzionale che è quello della regione, che ovviamente, come potete immaginare, sia per ampiezza sia per bellezza è sempre più prestigioso. Quest'anno è proprio ribaltata l'idea stessa di stand, ci sarà sempre e come, ma è cambiato tutto. È cambiato tutto, abbiamo rimodulato completamente lo stand, l'area, abbiamo voluto creare l'area Piemonte centrale, quindi perciò il cuore veramente di tutto quello che è il padiglione, quindi non avremo più gli eventi e tutte quelle che saranno le opportunità di ascolto, di divulgazione. Abbiamo un sold out di richieste proprio per essere tutti presenti, ognuno a dire quello che vuol fare e proporre per il futuro del nostro Piemonte, del mondo vitivinicolo, e quindi l'abbiamo centralizzato, e questo anche perché così la gente, quando verrà a visitare i vari stand, i vari banchi d'assaggio, dovrà per forza di cose scontrarsi in quello che sarà il momento dedicato, con tante iniziative, tante idee, tanti progetti che saranno a disposizione di tutti. Perché c'è un programma, adesso non possiamo entrare nei dettagli, anche perché so che state lavorando proprio ancora in queste ultime ore, però c'è un programma, praticamente, diciamo per chi magari non è mai stato a Vinitaly, in questo grande set c'è un'area dedicata al poter agli incontri, diciamo ai talk show, ma anche alle degustazioni. In quel momento, cioè ogni giorno ci sono tutta una serie di eventi durante tutto il giorno, valorizzando e raccontando le diverse espressioni del Piemonte. Ma sicuramente ci sarà lo spazio per tutti, da quello che sarà il mondo delle donne, del mondo del vino. Parleremo naturalmente del grande riconoscimento delle città europee del vino, il centenario del metodo Martinotti, che è un altro evento prossimo a partire, essere comunque ci accompagnerà in questo 2024, nomineremo il nuovo vitigno dell'anno 2024, e poi ognuno vorrà, come dicevo, raccontare la storia del mondo vitivinicolo con le tante sfaccettature di quelle tante zone che fanno parte di questa bellissima regione. Allora, noi nelle prossime ore avremo anche un po' di dati per capire come si presenta il vino, insomma sono diverse ricerche, peraltro verrà presentata brevissimo anche un'altra ricerca che guarda proprio Piemonte, no? No, più che altro anche perché abbiamo chiesto di un aggiornamento, anche perché su quello, sui dati, noi dobbiamo poi strutturare quello che saranno le nuove azioni, quindi abbiamo chiesto di nuovo che ci vengano fornite queste divulgazioni di opportunità che ci sono state, soprattutto per costruire quelle del futuro.
Abbiamo delle correzioni probabilmente in corso, anche perché sicuramente i dati sono in evoluzione e li stiamo attendendo con ansia perché su quello lavoreremo molto. Ecco, sì, è quello che cerchiamo anche di far capire anche attraverso il telegiornale o i nostri spazi sull'enogastronomia, che da una parte c'è tutta la poesia e la bellezza dei paesaggi che abbiamo visto e che continuiamo a vedere del Piemonte, dall'altra parte però ci sono tante persone che lavorano, è un settore economico fondamentale, ci si basa seriamente con dei dati. Ecco, mi sembra che forse ancora di più quest'anno per la presenza Vinitaly vuole avere anche una solidità economica, cioè far capire proprio il peso economico di tutto. Ma sicuramente, poi questo cambiamento che abbiamo voluto è anche per andare in contrapposizione a un po' quelli che potrebbero essere i punti di vista non positivi. Il contro Vinitaly Sì. c'è sempre stato e sicuramente ci sarà perché è lecito ascoltare tutti e apprezzare ogni punto di vista. Noi riteniamo che il Vinitaly in evoluzione, come l'abbiamo voluto impostare come stand Piemonte, possa dare qualcosa in più per ristimolare la gente e le aziende ad avvicinarsi. Ecco, questa è appunto un appuntamento importante, poi inizieranno altre manifestazioni legate alla gastronomia o al cibo o al vino, ad esempio penso a Vinum ad Alba e poi si continua insomma fino ad arrivare poi alla Fiera del Tartufo. Diciamo che adesso veramente inizia un po' la parte culminante. Che idea si è fatta di questo Piemonte che vuole rinnovarsi? Ma un'idea positiva perché il Piemonte è stato forse dormiente per molto tempo e forse quando uno si sveglia per ultimo ha la possibilità di vedere cosa hanno fatto gli altri e se è obiettivo decidere quali sono le azioni da copiare e da di lì probabilmente innovare. Io ritengo che il Piemonte abbia tanto spazio, l'ha dimostrato, è un trend veramente in crescita. Lo danno anche i dati del turismo Infatti. legato all'enogastronomia e all'enoturismo e quindi secondo me possiamo veramente dare speranza alle aziende e ai giovani che si sono avvicinati ultimamente grazie anche al CSR che è la grande scommessa 2023-2027 della nostra regione e del mio assessorato. Alla presentazione di Vinitaly, che verrà appunto nelle prossime ore, ci sarà anche l'amministratore delegato di Verona Fiera, quindi diciamo il signor Vinitaly, tra virgolette possiamo dire così, ed è una dimostrazione sicuramente di stima verso il Piemonte, perché non è che vada in tutte le No, assolutamente, ha chiesto addirittura se poteva venire, quindi di conseguenza doppia onorificenza per questa opportunità, più che altro anche perché, come giustamente dicevi, il Piemonte fa parte anche del mondo nazionale, con tante regioni che hanno il diritto di essere così un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo, però questa volta ritengo che i dati che abbiamo dato ultimamente, i riscontri che siamo riusciti a offrire, abbiano incuriosito e forse abbiamo ottenuto questa presenza proprio come riconoscimento di un 2023 che ha dato dei grandi risultati. E tutte le modifiche di cui si parla dei disciplinari, ad esempio quello del Barolo, c'è cioè una riflessione interna nelle Langhe piuttosto accesa anche. Sì, diciamo che non ci mancano anche questi aspetti, i disciplinari, non soltanto del Barolo, sono in Certo. fermento. Cosa possiamo dire? Direi che è giusto prenderli in considerazione, analizzarli, ascoltare i territori, vedere quali sono le prospettive, se è il caso di farlo, perché l'innovazione è un punto di riferimento per tutti, però logicamente non è un'innovazione a prescindere, quindi di conseguenza è giusto fare le giuste valutazioni e fare le migliori scelte. E l'idea che insomma, sta circolando di creare anche un momento unico di celebrazione del Piemonte del vino, magari prendendo spunto da Grandi Langhe, ma ampliandola a tutte le altre denominazioni, le piace? Mi piace sicuramente, a me piace la denominazione Piemonte, che deve essere Sì. sempre di più messa in risalto come un punto di riferimento, un modo fiero di esprimere il proprio territorio. E siamo arrivati col tempo a parlare di Torino come sempre di più la capitale che non è più soltanto della cultura e della storia, ma è anche dell'enogastronomia e quindi del mondo del vino. Quindi perché no scommettere su una fiera veramente del territorio del nostro Piemonte e quindi di conseguenza di tutto quello che è il mondo che ci circonda intorno alla città? È una valutazione che penso che prossimamente sarà presa veramente in considerazione. Giurassone.
L'ha citato già più volte il mondo del turismo, il turismo che è sempre più legato all'enogastronomia e legato anche proprio alle cantine, cioè l'enoturismo vuol dire proprio che i turisti vanno in cantina. E non a caso appunto alla presentazione di Vinitaly ci sarà anche il direttore di Visit Piemonte, cioè comunque l'idea è che è necessario ormai davvero fare un lavoro in rete anche tra due settori che fino a qualche anno fa sostanzialmente non si parlavano. Sicuramente, io direi che la vetrina Vinitaly deve essere una vetrina che lancia un messaggio, come tutti gli anni, per poter accogliere poi le persone a venire direttamente sui nostri territori, sulle nostre piccole cantine, che erano dei piccoli Vinitaly proprio nei vari luoghi sperduti del nostro Piemonte, come tante degustazioni e masterclass che avvengono quotidianamente, proprio per estendere quell'esplosione di curiosità che c'è sempre di più verso la nostra regione, grazie al mondo del vino. Allora, siamo già in chiusura, ma non posso non chiedere campagna elettorale come sta andando, perché adesso abbiamo parlato delle cose oltretutto che ci appassionano. Però. Beh, direi che è una campagna elettorale frizzante sicuramente piena di gusto, e quindi direi che dobbiamo andare avanti, siamo sicuri di brindare prossimamente con ogni calice, con ogni tipologia, con i vitigni che abbiamo a disposizione, per ogni successo che riusciremo secondo me ad ottenere, con la buona volontà, col lavoro come ci è sempre piaciuto. La Lega ha una tradizione importante di collegamento con il mondo agricolo, no? In modo particolare, è indubbio, e le chiedo se le sono arrivate particolari richieste da parte del mondo agricolo in questo periodo. Ma soprattutto quello di continuare il lavoro che abbiamo fatto nelle grandi difficoltà che non sono mancate in questi 5 anni, essere vicini, quindi proprio soprattutto per il momento di emergenza, ma anche per poter impostare quello che è il futuro della nostra agricoltura. Quindi direi che possiamo avere dei riscontri positivi e speriamo di essere premiati. Grazie Assessore, allora buon Vinitaly, attraverso lei un saluto a tutti i produttori di vino che incontreremo nelle prossime settimane, davvero buon lavoro perché è un momento davvero importante. Vi aspettiamo allo stand numero 10.